Noi cerchiamo di cambiare te, ma sei tu a cambiare noi. Se una volta mettevamo boom 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 di musica, adesso invece passano cose come bellissima, queste anche prima che tu bellissima ce le faccia mettere. Lila Downs con Zapata Sequeda. Sembri un sudamericano con la camicia nera, no? Sembro Juanes che quando tengo la camicia nera teneva la camicia perché nera perché ha nera l'anima. Sì, nera l'anima, ma anche splendente a volte. Grazie uomo, benvenuto, bentornato a Radio DJ. Vuoi un caffè, uomo? Grazie, sì. Ritorno sul piccolo schermo di Aldo Rock. Buongiorno a tutti. Regista, fai pensare la tua telecamera prima di inquadrarmi, che ho superato i 50 anni, ricordati. Buongiorno uomo. Buongiorno a tutti. Bello. Questo è il periodo più intenso forse dal punto di vista sportivo, perché settembre-ottobre sì è un periodo fantastico, accadono un sacco di cose. Incredibile. Prima dicevo che domenica prossima, anzi domani scusami, c'è l'Ironman delle Hawaii, ne parleremo sicuramente domenica prossima, venerdì prossimo, pardon, come così per raccontare quello che potrà essere successo lo scorso weekend. Però c'è stato l'Elbaman di cui tu hai... Cos'è Elbaman? L'Elbaman, una sorta di Iron Man. Elbaman. Pioggia. Hai presente la pioggia? Sì, wow. Pioggia. Quest'anno i triathlon sono stati caratterizzati tutti dall'acqua. Ci sarà un motivo, è il buon Dio che dice non fa. Certo, anche le corse e ricevere tutto guai e ricevere buona invece fortuna. Sul calcio, se ci fai caso, non piove non quasi mai. Ma quasi perché? Mai. Ma perché? Perché nonostante quanto trasforma giusto, questi no? uomini in eroi. Cioè, l'acqua, la pioggia, la fatica, il paesaggio della sofferenza, chiamiamolo così, trasforma, fa crescere. Quindi domenica c'è stata una gara bellissima e devo fare i complimenti a tutti. Tu pensa a quel triatleta che è lì, che corre, a un certo punto sente delle gocce sul viso. Non è solo pioggia, uomo, sono le lacrime del triatleta. Le lacrime perché improvvisamente gli arriva una forza dall'universo. Sì, la forza che ti dà qualcosa di incredibile, inimmaginabile. Ok, a un certo punto vede tutta la sua vita e la sua gara in modo positivo. Pensa, la pioggia fa questo e non è più un triatleta uomo, sai cos'è? Cos'è? È un figlio dell'universo. E gli autosabotatori? Bah, gli autosabotatori? Quelli se ne sono andati. Via. Massacrati dal tuo spirito. Brava. Dalla grazia di Dio. Ma ci sarebbe lecita anche una canzone di Morandi, come scende la pioggia, ma che fa? Cambia il mondo intorno a me. Ecco, ma Morandi non è quello che diceva si può dare di più? Eh certo. Oggi parliamo del si può dare di però più. Però uno su mille ce la fa. No, lì no, ci avventuriamo no in terreni pericolosi. Cosa ha fatto Wilson Kipsang? Ha fatto 2 ore e 23 3 minuti e 23 secondi. Cioè, sai cosa vuol dire? Vuol dire che ha fatto ogni 100 metri in quanto in 25 secondi. Ha fatto 450 volte. No, di meno, secondo me. Sì, no. Poi facciamo il calcolo, ma è molto di meno. Secondo me, comunque. Guarda, se vai a 3 minuti al chilometro, i 100 metri li fai in 18 secondi. In 18 secondi? Quindi okay li ha fatti in, diciamo, okay, 16-17. Pensa, ha fatto questo per 450 volte, no? Se voglio dire, li moltiplichi. Benissimo. Lui a un certo punto, non fare il matematico, che tanto no, non sai. No. Sto pensando. Sto pensando che noi non li facciamo, no? Sotto i 20 no, li facciamo. No, sì, dai, 100 metri. Sì, 100 metri. 200. Però, pensate, questo Wilson Kipsang, 31 anni, uomo che arriva dal Kenya, si è ispirato a chi si è ispirato? Si è ispirato a Poltergat, perché una figura veramente mitica per i keniani è sempre stato questo Poltergat. Anche lui maratoneta, certo, ha battuto anche lui il record, ha vinto New York nel 2005. Sì. Siamo il più grande maratoneta di 10 anni fa. Di 10 anni fa, modo, però una figura importante. Molto carismatica. Perché? Poltergat, aveva una famiglia, 17 fratelli. Urca. Sai che racconta? No, lui non lo racconta tanto volentieri, ma andare a letto la sera senza mangiare, hai presente i morsi dello stomaco? Ok? Ecco, questo è quello che fanno molto spesso i keniani da giovani. Questo, corrono a piedi nudi, vanno a scuola di corsa e questa col sorriso sulle labbra e tanto
tant'è che quando ha vinto la maratona di New York nel 2005, alla mezza maratona lui ha detto: il mio corpo ha detto di no, io mi ritiro. Chi è questo? Poltergeist. Quando con Ramala, ti ricordi? Sì. Hanno fatto benissimo. E lui sai cosa ha pensato dentro di sé? Ha detto: io anche in 6 ore, cioè pensate, un grande campione che dice anche in 6 ore arrivo al traguardo. Ok? Questo cosa vuol dire? Che si può dare di più. Certo. Uomo, chiediti se puoi dare di più. La risposta, quasi sicuramente, è eh no, sì. Nel mio caso. Eh sì, è sempre perché sì. Stavo notando una cosa che non c'entra niente, taglio un po' di poesia. Wilson Kipsang sembra John Legend con la canottiera. Sì, e anche magari un filo più leggero, però gli assomiglia molto. A 31 anni arriva da quella regione dove quella regione non ti fa contare le nuvole, uomo. Ti fa contare i passi che ti separano dalla vita. Ti fa contare i passi che ti separano dal traguardo. E poi corri più veloce della luce. Sento che hai rimesso il disco dei Red Floyd. Bellissimo. Di Brooklyn. Di Brooklyn, dedicato a quelli che passavano da Brooklyn. Captured. Il Govan Mule, che voglio dire, assomiglia ai Pink Floyd, ma c'è anche un motivo. Hanno fatto da opening act e anche da, come dire, ma perché da cover band dei Pink Floyd stessi. Ma perché comunque è una band che suona in giro, quindi come tutti quelli che suonano, cioè dal vivo assorbono tantissime influenze. Qui invece il brano è bello, lo ridico, perché è cantato da Jim James. L'altra volta ho detto Morning Jacket. No, il gruppo si chiamava Morning Jacket. C'era qualcosa. Ha chiamato in tantissimi per questo. Non proprio. Nessuno ha precisato My Morning Jacket. Tutti. Si è paralizzato il blog. Ha aperto il TG5 anche. Senti, tu devi essere nella tua vita un po' più stoico e un po' più spartano. Dimmi perché. Cioè devi essere stotano. Stotano. Sembra una parolaccia. Stotano, ma è. Stotano. Ecco. Stotano è quello che fece uno dei più grandi allenatori della storia della corsa. Si chiamava Percy Wells Cerutti. Conosci un Cerutti? A parte Gino. Conosci un Cerutti? I know Cerutti. Cerutti con la Y finale. Ok. Secondo me il Cerutti sta anche ascoltando in questo momento nel suo negozio. Saluto il Cerutti e spero che non si comporti, diciamo, a come casa delle persone come il suo nome. È venuto da me ieri e mi ha detto: senti, in quanto la vuoi fare la DJ Ted, che così mi programmo. È la tua lepre. Parliamo di questo Cerutti. Chi era Cerutti? Allora, questo Cerutti. Australiano. Parliamo dei fine anni 40, degli anni 40. C'è un personaggio che era, insomma, 2 anni di vita. Il medico gli ha detto: tu col tuo stomaco, con le tue emicranie, i tuoi dolori, hai 2 anni di vita. Cioè, a un certo punto questo ha una visione mistica, cioè dice: devo cambiare la mia vita. Un giorno va a vedere i cavalli che corrono, viveva a Melbourne, quindi va a vedere nel maneggio di Melbourne questi cavalli, vede un cavallo bellissimo, molto forte, che corre a fianco a lui. Questa cosa gli dà una forza incredibile. Mentre sulla strada di casa inizia a correre. Hai presente uno che ma quanti anni aveva? Aveva già 40 anni. Okay. Cioè, era uno che gli avevano tolto la patente perché era malato. Mm-hmm. Era uno che il lavoro gli ha detto: stai a casa 6 mesi perché, cioè, è finita. Allora lui cosa ha fatto? Lui a un certo punto ha iniziato a correre, a guardare gli animali. Osservava le gazzelle, andava allo zoo di Melbourne, osservava le pantere, i puma, i leopardi e utilizzava queste tecniche degli animali su di lui. Ma non solo questo, lui aveva capito che gli stoici e gli spartani, stoici perché sopportavano la gioia e il dolore, spartani perché conducevano una vita frugale, quello era il modo di condurre la vita. Perché di combattere anche la malattia, mi pare di capire. Sì, comunque si sentiva bene, iniziava a sentirsi bene. Tieni presente che correva lungo l'oceano. Si costruisce una piccola casetta. Noi stiamo guardando nel frattempo un video di questo personaggio che è posseduto dal demonio. Questo è l'impressione. Questo è l'impressione. Sembra braccio di ferro posseduto dal demonio. Ok, vedi. Qui non aveva 40 anni.
Ne aveva di più. Di più. Aveva molti di più. Quindi ci stai svelando il finale. Aspetta, aspetta, aspetta. Lui è stato il primo a introdurre i pesi nell'allenamento atletico, cosa che poi hanno utilizzato tutti, okay. Cioè il potenziamento, capisci? Ma la sua vera forza era quello di raggruppare in questa casetta, aveva una casetta di 15 metri quadri, mm-hmm. Lei non sa quanti metri vivi tu, 15 un po' metri, di più, la quarantina, dai. 15 metri quadri, lui raccoglieva questi ragazzi e li allenava, certo ogni tanto faceva qualche predica, qualche sermone perché era uno molto osservante, mm-hmm. Quindi gli spiegava che la mortificazione del corpo tonifica lo spirito, lui aveva coniato il paesaggio del dolore. Era un uomo incredibile, uomo. Era un uomo che quando correva è come se cantasse un mantra. Hai presente un mantra? Il mantra, quello che trasforma la forza negativa in energia costruttiva, quella che riduce la sofferenza del mondo, quella che trasforma il dolore in gioia, uomo. Lo sforzo umano è la grazia divina, la grazia di Dio. L'unico vento che soffia sempre. With me, cioè diventa vecchio con me, dice Tom Odell, già fatto. pensa che Cerutti a 52 anni nel 48 voleva andare alle Olimpiadi di Londra, ok? Aveva 52 anni e voleva insomma fare il minimo per le a 52 anni non riuscì a fare il minimo per le Olimpiadi, ma corse la maratona in 3 ore e 2 minuti, quel tipo lì. A 52? 2 anni, 3 Aspetta. Ore e 2 minuti. Sì, 50 okay. anni fa poi. 50 anni fa, figura, quindi voglio dire. Attrezzature, 1940, le tepasporte. Probabilmente certo. Sì. Quindi, dovresti farlo tu, ma lo faccio io. Saluto un ascoltatore anonimo che ha portato un libro di Geronimo Stilton, dove c'è Topaldo Rock, è uno degli episodi di Geronimo Stilton, ma soprattutto c'è una bella lettera di sua figlia Giada, che la scrive. Figlia dell'ascoltatore in questo sì, caso. La figlia dell'ascoltatore che scrive a te, Aldo. Aldo, sì, scrive sì. a te, ciao zio, ma ti regalo perché questo libro. Zio, Aldo, zio, ti regalo questo libro perché mio papà mi ha obbligato a regalartelo, ma in cambio mi ha detto che me ne prende 3. In più, non capisco, se sei mio zio, come mai non vieni a mangiare a casa mia o almeno non passi a salutarmi come gli altri zii? Ciao Giada. Giada, sei un amore. Giada, intanto è una pietra fortunata. La Giada, sai che tutti i cinesi tengono una Giada in tasca perché porta fortuna, veramente. E poi non è casuale, nulla è per caso. Sai perché? Cosa ha fatto Paldo Rocca a Geronimo Stilton? Cosa fa? E fa Cerutti. Cioè lo fa correre. Ah, ok. Capisci? Okay. Fa il Cerutti della situazione. Senti, poi gli dice, scusa, Topaldo, gli dice a Topaldo a Geronimo Stilton. 1, 2, 3, alza il piè. Questo è il mantra di Topaldo Rocca. Cioè, è scritto. Abbiamo visto lì, un po' di immagine del tuo amico Cerutti, alla fine è Rocky comunque, no? Sì, no, ma no, ma non è Rocky. È un Rocky attenzione, è un guru, ma se tu lo base scientifica allora, tu, quello che faceva. Tu pensa, inviti un tuo amico un tuo amico a casa, arriva Cerutti. Sai cosa fa? Cosa faceva? Si metteva sul tavolo con le mutande, faceva la posizione del loto, ok? E poi mostrava i muscoli, capito? Ed era perché era la sua natura, era la sua passione, ma la gente lo considerava un come consideravi tu me? Cosa sei mi un po' Cerutti. Pittoresco, mi dice. Ma era molto pittoresco sto Cerutti, Col tempo sei peggiorato. Abbiamo finito, buon weekend a tutti, questa è Radio DJ, un saluto? No, volevo dire cosa faceva il Cerutti, cosa diceva ai suoi atleti. Hai 20 secondi. Dio non è qui. Io non sono con voi. Vostra madre e vostro padre non ci sono. E voi dovete farcela da soli. Questo mi piace. Te lo posso scrivere? È tutto per te, uomo. DJ, chiama Italia.